Ciao, oggi vi faccio vedere una cosa diversa dal solito, anche se sempre inerente a questo campo. Sono stato a un negozio della Xiaomi e mi sono accorto che vendono, fra le tante cose, anche un set di cacciaviti, fra cui sono anche le chiavi Torx per smontare i coltelli. Ora, lo sto aprendo adesso, non l'ho ancora visto dentro. Scatola bianca, ci sono tutte le varie informazioni. All'interno abbiamo un'altra scatolina di cartone sempre, più la scatola vera e propria, molto bella. Ci sono delle informazioni in cinese e in inglese. Massimo un torque, la massima forza 2 nano qualcosa, tipo quello tiene lontano dai bambini e non usare con la corrente elettrica. Enjoy work. Allora, questo si deve tagliare. Il set è proprio molto bello e come vedete in ogni foro c'è un suo driver. Inoltre è magnetico, non cadono, bellissimo. Vediamo il cacciavite, la base. Ah, il fondo è rotante, bello. Ah, le chiavi sono praticamente appoggiate magneticamente. Abbiamo cacciaviti punta a croce. Questa è pure, anche questo è magnetico, come vedete. Abbiamo una serie di cacciaviti a croce, i cacciaviti piatti, poi le chiavi Torx, di cui ci sono, di chiavi Torx ci sono due serie, dalla T02 alla T06 e poi abbiamo due esagonali e altri due, vediamo cosa sono, non lo capisco, due chiavi triangolari, non so se si arrivano a vedere, che possono essere usate queste per alcuni modelli della, c'è anche questa che può essere usata per smontare alcuni modelli di Lion Steel, se ricordo bene. Il set devo dire che effettivamente è molto bello. C'è una chiavetta sotto che non so effettivamente a cosa. Ah sì, serve per agganciarlo nel fondo quando si chiude. Ah, bellissimo, è automatico, è un pulsante automatico. Allora, devo dire che questo Wiha della Xiaomi, no, che ho preso alla Xiaomi, ma è Wiha proprio di marca, fatto molto bene. Devo dire che è un bel set, per chi che monta e smonta, devo dire che secondo me è molto molto funzionale. Inoltre effettivamente ha tutto quello che può interessare per lo smontaggio. Ne consiglio l'acquisto.
qui ha da Xiaomi.